Presidente, ma avevamo detto che le fusioni nel bolognese erano forse le due peggiori di quelle che stavano venendo avanti e così è stato. Do qualche numero, visto che il relatore di maggioranza non li ha dati. Quindi nel comune di Castenaso i contrari sono stati il 78,06%, i favorevoli alla fusione solamente il 21,94%, nel comune di Granarolo il 71,42% è stato contrario alla fusione, mentre i favorevoli sono il 28,58%. Quindi questo è evidentemente un chiaro e netto no a cancellare i comuni di Castenaso e Granarolo. È un esito che non ci lascia affatto stupiti. Qualcuno in commissione ci ha consigliato di non dire che ve l'avevamo detto. Oggi invece ne rivendichiamo proprio il fatto di avervi avvertito che su questa fusione non c'erano le condizioni per procedere, perché il percorso è stato inquinato e condizionato strumentalmente dalle amministrazioni che volevano andare a fusione a tutti i costi. Questo processo di fusione è stato caratterizzato appunto da due amministrazioni del PD, anche se non ho capito il sindaco di Castenaso adesso dove si vuole ricollocare o ricollocare, sotto quale tetto. Quindi dicevo, è stato condizionato dalla pervicacia appunto di queste amministrazioni nel voler condizionare in tutti i modi il voto verso la necessità di eliminare due comuni senza un reale vantaggio per i cittadini. Rispondo un attimo a quello che diceva il collega Parola, relatore di maggioranza. Non è un problema, secondo me, solo di dimensioni, anche di percorso, come in parte però ha detto, che è stato messo in campo. Sappiamo che nei processi di fusione c'è un momento per l'informazione e un momento per la propaganda referendaria. In questa fusione il primo è mancato completamente, per cercare con qualunque mezzo di arrivare a una fusione forzata. Una riflessione su questo credo che la maggioranza debba farla, quantomeno sull'atteggiamento tenuto dalle amministrazioni, e ci permettiamo di suggerire almeno una valutazione costi-benefici sui soldi dei cittadini che sono stati spesi appunto per condizionare il voto e i risultati disastrosi ottenuti su una fusione che si sapeva sin dall'inizio fosse anti-economica. Voglio ricordare a questo proposito, così ci riflettiamo tutti quanti insieme, sono cose che avevamo già detto, però mi sembra che l'atteggiamento sia ancora quello, almeno da quanto emerso in commissione, di dire bisogna andare avanti per forza. Voglio ricordare la pagina Facebook delle due amministrazioni, quindi pagata, quindi che è diventato uno strumento di propaganda, dove ospitare sponsorizzazioni politiche da parte di ex sindaci del PD. Un giornalino comunale che è stato tutto orientato a illustrare unicamente i presunti vantaggi della fusione, dove già si annunciava addirittura la data di un referendum che in questa sede ancora non era stato nemmeno deliberato. Come può non ricordare la geniale idea di organizzare, sempre con i soldi di tutti i cittadini, un concorso nelle scuole per disegnare il logo del comune che ancora non c'era e che oggi, dopo l'esito del referendum, non ci sarà mai. E in ultima, ma non per importanza, lo studio di fattibilità, che dovrebbe essere un documento tecnico a cui però ha collaborato un militante del Partito Democratico che sicuramente sarà bravissimo, che però collabora anche con il coordinamento nazionale dei comitati che promuovono le fusioni a livello locale. È evidente che questo processo di fusione è stato viziato dalla base e i cittadini lo hanno senza ombra di dubbio capito. Un risultato chiaro e anche direi un pericolo scampato, che era quello, in caso di risultato incerto, di vedersi ribaltare l'esito del referendum dai consigli comunali. Una preoccupazione presunta che, se non fosse stato per il monito di entrambi i comuni, sarebbe diventata una preoccupazione reale e lo sarà evidentemente per le fusioni che si manifesteranno da qui in avanti. Perché in spregio alle promesse votate in una risoluzione di luglio, in cui vi prendevate l'impegno
preciso di non procedere con le fusioni in caso appunto di risultato incerto, con la fusione di Lama, Locconi e Montecreto state facendo l'esatto contrario, demandando ora la scelta ai consigli comunali, forse nonostante le rassicurazioni del sindaco, che però ricordo non decide, è il consiglio comunale che vota, nella speranza evidentemente che siano loro adesso a ribaltare il voto contrario dei cittadini di Montecreto. La decisione dei cittadini dei comuni di Granarolo e Castenaso, che hanno capito la strumentalità della scelta fatta, invece è arrivata forte e chiara, e se il nostro voto è stato contrario prima, oggi, dopo che i cittadini si sono espressi, lo è ancora di più.